Finalmente anche Gabriellino Vasco. Andiamo qui, qui, dove andate? Qui. Ah no, Gabri, perché ormai il bambino passa da qua, quindi ce la porto. Te la metto io. Quindi io e Pia stiamo accompagnando i bambini a scuola. Qui abbiamo Sabrina. Qui abbiamo Gabriele. E lì c'è Giada, sulle mascherine. Che arriva il pulmino. Io ho dimenticato a casa la mascherina. Siamo tornate in casa, i bambini sono saliti sul pulmino. Pia si manda su latte che aveva dietro anche prima. E lì ha un piccolo livido perché è caduta e ha picchiato la faccia. Naturalmente, no? E niente, adesso faccio entrare i cani nel sistema e poi andiamo a fare la spesa, perché è necessario per forza. Ma oggi vi porterò tutto il giorno con noi, vi faccio vedere quello che facciamo. E niente, stamattina sono già comunque sveglia dalle 6:20. Alle 6:30 ho svegliato Manuel, perché al pullman alle 7:10. Manuel ha preso il pullman. Poi intanto alle 7 ho svegliato Giorgia, Gabriele, Sabrina e Giada. Poi ho portato Giorgia fino a scuola, tanto i bambini, c'era il vicino che li controllava, erano in casa. E Pia dormiva. E niente, io sono tornata, ho cambiato velocissimamente Pia, penso di non essere mai stata così veloce a cambiarla. E sono andata e abbiamo accompagnato loro al pulmino. E adesso sistemiamo, perché i cani rimangono comunque in casa mentre non ci sono. E poi io, appunto, e Pia andiamo a fare la spesa. Quindi la mattinata è già iniziata correndo e è tragica. E stavo guardando che non cominciano guai comunque. E niente, poi oggi pomeriggio non ho grandissime cose da fare fuori casa, per fortuna del cielo. E però devo stirare, ho iniziato il cambio di stagione, dobbiamo andare avanti, dobbiamo, insomma, ieri sono riuscita a mettere a posto il mio armadio finalmente, così mi sono resa conto che non ho vestiti. Poi l'altro giorno ho messo a posto quello di Mauri, non vi ho fatto vedere perché vabbè, c'era veramente un sacco di casino. E niente, intanto volevo dirvi che presto ci sarà una novità che spero vada bene, insomma. E sto continuando a prendere comunque i miei integratori, perché tanto perché li ho, e poi perché comunque mi fanno bene e mi sono accorta della differenza in questo periodo che sono stata un po', diciamo così, che non li ho presi. Infatti andare in bagno non ci andavo quasi più praticamente. Quindi niente, adesso vediamo di sistemare la situazione. Vero? Pia è arrabbiatissimo. Quindi andiamo, così andiamo a fare la spesa. Ho mangiato una brioche e adesso stiamo facendo pausa puppa. E niente, voleva la tetta e ti do questa tetta. Adesso la convinco e andiamo a fare la spesa, sennò qui non ce la faccio mica a fare tutto. In posta, mi è venuto in mente che dovevo andare a spedire questi e Pia è un po' arrabbiata. Allora, da sola è stata un'odissea. Ciao! 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 Ciao, ciao! Ciao! Brava! Ah, la spesa l'abbiamo fatta. Ciao! Ciao, ciao! Ciao ciao. E niente, adesso devo infilarla qui dentro, poi arrivare a casa, scaricarla. Con calma faremo tutto. Ciao ciao. Ciao ciao.
anche più velocemente del previsto. Sono 1, 2, 3, 4 barse, poi lì c'è il sacco di patate. Quindi adesso andiamo a posare il carrello e poi corriamo a casa, così vi faccio la svuota alla scheda. Ecco, sto tornando a casa, mi sono fermata a parlare con la maestra di catechismo dei bambini, e perché ancora non si sa quando ricomincerà il catechismo, perché Sabrina deve fare la comunione quest'anno e Manuel e Giorgia dovrebbero fare la cresima, ma non si sa ancora. E intanto volevo dirvi, chiacchierando così un po', prima di uscire di casa stamattina mentre allattavo Pia, stavo guardando il video di Debbie G e praticamente lei faceva vedere che decorava la casa per l'autunno. Allora io volevo chiedermi, perché sono curiosa, io per esempio non ho mai decorato la casa per una stagione in particolare, né tipo d'inverno, né d'estate, primavera, cioè la mia casa è così sempre, com'è, non ho mai messo decorazioni. A voi invece piace decorare la casa in base alle stagioni oppure no? Siamo comunque quasi arrivati e niente, penso e spero che Pia si sia addormentata, così almeno riesco a scaricare la spesa tranquillamente, perché se è sveglia diventa complicato portare sulla spesa. Eh sì, si è proprio addormentata. Bene, così almeno riesco a scaricare tutto. Eccomi. Allora, video spesa fatto. Pia dormiva, perciò l'ho lasciata in macchina, ma c'era una vicina che era qui sotto con suo figlio, e allora dava un occhio lei, no? Perché l'ho lasciato, è all'ombra, le ho lasciati i finestrini giù mentre dormiva, però le ho detto: guarda, io devo scaricare la spesa un attimo e metterla a posto, se tu mi ci dai un occhio per piacere, visto che sei qua, perché magari se si sveglia mi dai un chiamo. Invece per fortuna ha dormito tutto il tempo, meno male. Però comunque lei era qua controllata, non è che l'ho abbandonata in macchina da sola. Ma mi sembra rotta però, ma vabbè. E niente, ho dovuto fermare perché è arrivato il corriere, e praticamente adesso poi andiamo a prendere Giorgia. È arrivato un bellissimo pacchetto. Qualcuno di voi sicuramente conoscerà già questa marca, è Baro Cosmetic, e appena torniamo a casa poi vi faccio vedere che cosa mi è arrivato e vi spiego come ho fatto per averlo completamente gratis, cioè completamente in realtà no, perché ho pagato 7,50 di spedizione, 7,90 comunque. È un prodotto che... ma no, non vi dico niente, ve lo dico dopo. Adesso devo andare a prendere... davanti alla scuola, perché non ci si può più mettere lì,
E quindi devo scendere, prendere Pia, anche se dorme, scendere e andare a prendere Giorgia. Allora, siamo tornati a casa con Giorgia, ho preso anche Gabriele, Sabrina e Giada, adesso ho messo su l'acqua per fare la pasta col pomodoro semplice, un pomodoro semplice, lì c'è l'acqua per Gabri, i fornelli sono da pulire, lì è ancora la roba da mettere a posto, ma oggi tanto abbiamo tutto il pomeriggio e adesso vado a dare la borsa a Pia e poi devo anche mettere su le uova e il cavolo nel sugo, ho messo un po' di cipolla in granuli e mezzo dado, lì ho messo le uova a sodare e adesso provo col bimbi a far cuocere il cavolfiore, perché qui non ho più spazio, col fuoco là non funziona, e però tanto volevo parlarvi anche di questo, purtroppo mi sa che la mia esperienza, diciamo, col bimbi finisce qui, perché non sono riuscita, sono riuscita al momento a venderne solo uno, perciò a meno che non cambia la situazione in queste 2 settimane, meno anzi, dovrò abbandonare il mio bimbi. Vabbè, ho cucinato tanto senza, continuerò. Possiamo levare quella mela? Grazie. Mamma, però te l'ho disposto. Allora, è pomeriggio, sono le... adesso ve lo dico. 6:45. Ho già preparato la torta per domani, che è l'inferno che sta cuocendo. Ho fatto la torta della nonna, che era un sacco che volevo provare a farla. E visto che ormai sono alle battute finali con il bimbi, ho provato a farla con il bimbi. E adesso lo lavo bene e lo metto via e boh. E anche questa avventura è arrivata alla fine. E adesso vado a preparare delle polpette di ceci e qualche cosa, non mi ricordo comunque, e niente, quindi mi devo mettere all'opera perché sono per la cena, e quelle con un orzotto con orzo, non mi ricordo, ve lo lascio scritto qui, ma che cosa sto preparando per cena. Comunque adesso vi faccio un po' vedere la cioè vi faccio poi vedere dopo la torta quando è cotta e le polpette quando sono pronte. Buongiorno, oggi è il giorno dopo. È giovedì, non mi ricordo il numero, 24 mi sembra, aspettate, ma non tu, non volevo aprire te, ma... sì, il 24, e ho portato già i bambini a scuola, la lavastoviglie sta già andando perché ieri ero stanchissima, c'era un sacco di roba. Ne ho fatta andare una, ma la seconda l'ho fatta andare stamattina. Pia, non mettere le brioche sotto la lavandina. E adesso devo andare a mettere un po' in ordine e a sistemare certi mobiletti, il frigo, devo lavarlo perché, non so, io, si sporca in una maniera, sono i bambini, cioè, non so. E devo andare a mettere a posto un po' qua e là, e quindi vabbè, se riesco vi faccio vedere prima e dopo senza farvi vedere tutto il passaggio. E quindi cominciamo dai primi, sono questi, devo mettere a posto lì, quindi adesso vado e poi dopo andremo a mettere a posto anche lì, quindi adesso vado e anche qui. Voilà, partiamo da lì, adesso va.
preparando il pranzo, ho recuperato già Giorgia e Sabrina, Giada, Gabriele. E per pranzo facciamo le farfalle con i piselli. Lì nella ricetta c'è scritto che nei piselli e basta, ma c'è anche il prosciutto. Quindi ho messo muoio, il burro e la cipolla tagliata piccolina a soffriggere. Poi adesso ci ho buttato i piselli e devono cuocere per 10 minuti. Qui e qui c'è l'acqua e per la pasta, invece qua c'è il cavolfiore da mangiare dopo. E niente, questo qui è il nostro pranzetto, veloce, facile e senza troppe pretese, insomma. Adesso andiamo a preparare il tavolo che poi tra un po' arriva Bidibidu. Maria. Via. Ma cosa fai lì? Ci dobbiamo mettere le pentole, non ci devi andare tu. Dobbiamo mettere i bambini. Ovviamente quella lì di taglia piccola. Guarda che dentro io ci sto. Ma cosa dici? Lo vi faccio vedere quello che mi è arrivato, che vi avevo fatto vedere in macchina ieri, poi mi sono scordata, da Baro Cosmetic. Praticamente avevo detto che vi avrei spiegato. In pratica ho preso questo prodotto completamente gratis grazie a Issima 91 Cristiano. Perché praticamente lui ha fatto una collaborazione. Lui ha fatto una collaborazione con Baro Cosmetic, gli hanno mandato dei prodotti e grazie a questo lui ha potuto dare dei codici sconto alle sue followers e praticamente dava uno sconto di 50 euro per prendere un prodotto a scelta sul loro sito per provarlo, appunto. E non so se è ancora attivo, però se volete provare potete andare sotto al suo video. Ve lo lascio qui sotto in info box, dove lui parla e spiega praticamente qual è il codice sconto e per avere appunto un prodotto gratis di Baro Cosmetic. E andiamo a vedere nella scatola c'è. Allora, qui c'è la fattura con scritto quello che ho preso, un siero rimpolpante, poi la maschera e poi il trasporto 7,90 euro. Adesso ve lo faccio vedere interamente, vedete? A parte il trasporto non c'è altro prezzo perché appunto non l'ho pagato. Il libretto dove c'è scritto tutte le informazioni dell'azienda, quindi non è una collaborazione, però siccome l'ho ricevuto gratis mi sembrava giusto comunque farvi vedere. Qui vedete che è dal cuore delle Langhe, che è ricerca e sviluppo. Qua c'è scritto un po' di tutto e poi qua ci sono i vari prodotti con i prezzi. Che sì, sono alti, ma poi alla fine neanche tantissimissimo, e che spiega appunto che cosa servono, come usarli, e anche i prezzi. Il fatto che ci siano anche i prezzi secondo me è ottimo, perché in moltissimi posti ho visto che non li mettono. Poi quindi sono le maschere, quindi comunque una maschera singola, come vedete, costa 15 euro. E poi qui invece sono le varie maschere, invece che costano anche meno, molto interessanti, sul sito non le ho viste, forse non ho cercato a sufficienza. Qui c'è un cofanetto con 5 maschere diverse, le creme, gli scrub, il visocorpo, veramente tantissime cose, tutte quante appunto col prezzo. E certe hanno anche, comunque, poi ci sono creme rassodanti, snellenti, antisvannature, poi c'è il trattamento anticellulite, il gel per le gambe, per chi magari ha gambe pesanti, l'acqua per il corpo, profumata, creme mani, e poi il siero in gocce, shampoo, balsamo. E poi ci sono i vari contatti, Facebook, Instagram, YouTube e Telegram. Poi ci sono consulenti di bellezza appunto che sono a disposizione gratuitamente.
E niente, quindi questo qui c'è tutto il catalogo praticamente. Poi qui troviamo la maschera che era in omaggio e con estratti e extra lift one mask con estratti di semi d'uva biocoltivata a Barolo, fito estratto di mirtillo, ciclodestrine e acido ialuronico. Maschera viso effetto lifting immediato. L'ho presa perché sono grassa, è in tessuto e quindi poi la proveremo una volta insieme. Poi qui c'è la carta sotto e qua invece c'è il prodotto che ho ordinato io in una bella bustina con il bottoncino qui in cima. Andiamo ad aprire, prendiamo la confezione, ecco qui, è un siero rimpolpante. Tonifica e ridefinisce i volumi del viso. Stavo già cercando di aprirlo nel modo sbagliato, sono troppo avanti. Eccolo qua, qui c'è, vabbè, il libretto, diciamo, che spiega tutto, quello le proprietà e tutto quanto, e qui invece c'è il siero che è da 30 ml e boh, anche questo qui lo andrò a provare, poi vi farò sapere, fatto così. E vediamo un po' com'è e se mi rimpolpa. Molto bella anche la scatolina, veramente, in cui arriva. E niente, diciamo che non è una collaborazione, non mi hanno chiesto di collaborare, però avendo preso comunque le cose gratis, perché alla fine ho pagato solo le spese di spedizione, mi sembrava giusto, e anche carino, perché comunque è un'opportunità anche per voi di prendere i prodotti che sono sul sito gratuito, uno dei prodotti o più, come preferite. Come vi serve, prodotti sul sito gratuitamente, allora è per quello che ve l'ho fatto vedere. Noi adesso ceniamo e il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto questo vlog di 2 giorni. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! È buona, Pia? 1, 2, 3!